Amici bianconeri, buongiorno. Amici bianconeri, buongiorno. Video necessario oggi, video necessario. Molti di voi avranno riconosciuto la colonna sonora dedicato ai ladri prescritti, cartonati, che continuano impunemente a rubare da una vita e accusano gli altri di furti. In questo mondo di ladri, siete dei ladri, io ve lo dico sempre, non a parole, siete proprio dei ladri nei fatti. Ieri proprio l'ennesima vergogna, c'è stato un placcaggio in area di Lautaro Martinez su Toloi, che manco nei finali del Tri Nation tra Nuova Zelanda e Australia fanno quelle cose, niente. Rigore tirato da Godin, che andava, perdonatemi, rigore tirato da Muriel, che andava ritirato perché Godin stava dentro l'area, cioè il VAR l'avete creato voi, perché dopo Carciopoli vi siete creati il VAR, perché Carciopoli l'avete inventata voi, che siete arrivati terzi a 15 punti a mattonate e vi siete voluti piano scudetto che era nostro, ci avete rotto le scatole, venuti i coglioni, ladri, nero-azzurri ladri, siete una banda di ladri, come dice Antonello Venditti, che c'è Santema, perché oggi c'è pure Roma-Juventus. Io non so come finirà, ma se voi non siete capaci a vincere niente, perché non siete capaci a vincere niente, sapete solo rubare, è dai tempi di Herrera che rubava, perché lì per passi il cavati, lo disse Herrera, lo disse il fratello di Sandro Mazzola, Ferruccio, che vi davano le pasticche, che vi dopavate già nel 60, banda di ladri, avete fatto un triplete da schifo, da vergogna, pagliacci, rubando partite ignobili al Chelsea, al Bayern Monaco, al Barcellona, con quell'altro ladro lì di Mourinho, fate schifo. Io dico, di fronte a una cosa, che cosa volete? Volete vincere uno scudetto? Ma poi regaliamo, ma ditecelo, vi famo a beneficenza, banda di ladri, fate schifo. E non mi dite che noi rubiamo, noi non rubiamo, noi vinciamo sul campo, amici miei, perché siamo i più forti. Voi ci date a noi dei ladri perché siete invidiosi, perché voi siete quelli che non scopano per 50 anni e quando scopano, vi ricordate sta scopata come chissà che cosa fosse, ma non scopate perché siete pure impotenti, perché non siete abituati. Ladri! 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 La festa non sarà per voi, sarà per noi, perché vi bastoniamo pure quest'anno, indipendentemente da quello che succede stasera in Juventus Roma. Siete una banda di ladri, lo ripeto in continuazione. Quello che avete fatto a Carciopoli è vergognoso. Che poi a relazione Palazzi ve la siete scordata, no? Quella è stata messa al cassetto, dove voi avevate violato l'articolo 6 del codice di giustizia sportiva, illecito sportivo, voi eravate da radiazione. Siete la vergogna dell'Italia, fate schifo, dovreste essere proprio eliminati, e vi siete presi quell'altro pagliaccio che, perché poi vi vince, provate a piangere la gente nostra, perché voi siete capaci a vincere da soli, sempre così avete fatto, già dai tempi dei Carciopoli, che ci avete portato via Ibrahimovic, che ci avete portato tu via Ira, quelli forti, o vi siete presi Antonio Conti, quel coso lì, quel guercio lì, occhio de farto Marotta, cioè. Ma dove volete andare? Ma dove volete andare? Io non lo so quello che succede stasera, non me ne frega niente, però ci tenevo a fare questo video per dirvi, ladri, che siete una banda di ladri, cartonati, prescritti, ladri. Con noi ci vieni, perché noi ti famo sempre il culo, cara Inter, sempre il culo. Riballa Higuain, sequenza giusta. Mondo di ladri, e chi ti fa Inter si deve vergognare, ok? Vergogna di interista, ci avete dei personaggi ignobili, dai Bonolis, Bonolis è proprio quello che fa proprio schifo, schifo, lui e tutta la famiglia che va preceduto, siete una banda di ladri, Inter banda di ladri. Alla fine forza Juventus, e sono fiero di essere nato juventino, sono romano, ma per voi manco sotto tortura ti farei, manco se mi buttano da un aereo a 8000 metri senza paracadute, preferisco andare sotto a piombo senza paracadute piuttosto che ti fa Inter, schifosi ladri.